Si è conclusa questa mattina la quindicesima Assemblea Generale dei Vescovi. Il Santo Padre e i padri sinodali sono stati riuniti in tutto questo mese di ottobre, come ben sappiamo, per discutere sul tema dei giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Oggi, dopo la messa conclusiva, il Santo Padre ha detto proprio che questo periodo di sinodo è stato un periodo grande di incoraggiamento, di speranza, di camminare insieme, proprio quello che vuol dire il sinodo, camminare insieme, in cui la Chiesa ha voluto camminare con i giovani proprio come Gesù camminava con i discepoli di Emmaus. Emmaus, è stato questo tutto il filo conduttore di questo sinodo. Gesù che camminava con i discepoli, così la Chiesa cammina con i giovani oggi. Vuole venire incontro a tutte le necessità di questa generazione che variano da cultura a cultura, che variano da continente a continente, come è stato messo in evidenza più volte dai padri sinodali. Fatto un discernimento comunitario sui vari temi, no? Questo discernimento è stato fatto alla luce della parola di Dio e guidati dall'azione dello Spirito Santo, colui che conduce la Chiesa sin da sempre. Il Santo Padre ha sottolineato questa mattina. Dio non si stanca mai, gioisce sempre quando lo cerchiamo. Chiediamo anche noi la grazia di un cuore docile all'ascolto. Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose, che la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani, e che la vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare avanti. Durante l'Angelus che i frutti di questo sinodo già stanno fermentando, proprio come dopo una buona vendemmia si raccoglie un buon vino. Più che il documento finale di questo sinodo, quello che deve essere passato avanti e che deve essere ricordato eternamente e coltivato deve essere proprio il rapporto fra le generazioni, questo modo di lavorare insieme, giovani e anziani, anziani e giovani, in modo che la Chiesa possa sempre di più camminare insieme, sempre di più andare verso l'unica meta che è Gesù Cristo. La celebrazione si è conclusa poi con la lettura di una lettera che i padri sinodali hanno scritto ai giovani del mondo intero.